incontro urgente con la Regione a seguito degli arresti domiciliari per il direttore generale di ATO Toscana Sud, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto e l'interdizione dai pubblici uffici per 3 professionisti toscani. A richiederlo è stato il primo cittadino di Arezzo e presidente dell'assemblea ATO Toscana Sud, Alessandro Ghinelli. Il sistema dei rifiuti, lo spazzamento e l'eliminazione del rifiuto solido urbano è un tema molto delicato. Non avere in questo momento un direttore generale nel piano delle sue funzioni potrebbe comportare dei disservizi rispetto a quello che è il normale svolgimento di questa funzione. Quindi la preoccupazione è stata quella di condividere con la Regione Toscana già da ieri un percorso che ci porti almeno provvisoriamente alla sostituzione di questa figura o alla sua sospensione o comunque all'individuazione di un soggetto che possa svolgere al suo posto delle funzioni con altrettanta con la possibilità di operare correttamente a favore dei comuni. Circa poi le responsabilità personali di Andrea Corti, io non mi esprimo, c'è la magistratura che sta lavorando e quindi ci rimettiamo a quello che deciderà. Il sindaco di Arezzo ha inoltre convocato per venerdì 11 novembre un'assemblea urgente di ATO. Si riuniscono 2 organi fondamentali, la mattina il consiglio direttivo presieduto da Alessandra Biondi e al pomeriggio l'assemblea che è sovrana. Quindi il consiglio proporrà una linea di indirizzo che io poi proporrò a sua volta in assemblea e che spero di vedere votata dai 2/3 dei partecipanti. Quale? Quella di procedere urgentemente con l'individuazione di un sostituto dell'ingegner Corti che viene temporaneamente sospeso dal servizio e un dirigente, quindi un funzionario, un dirigente dell'ente stesso, quindi senza andare a cercare professionalità esterne, che avrà il compito di svolgere la funzione di ordinaria amministrazione, fin tanto che non si sarà chiarito. Credo anche, e questo lo dovremo valutare opportunamente, che ci sia da parte dell'assemblea una presa di posizione politica sull'argomento rifiuti, noi in questo momento è stato messo in dubbio in sostanza la legittimità dell'affidamento a Sei Toscana e quindi credo che domani si dovrà parlare anche molto di questo, cioè l'atteggiamento che l'assemblea, che ripeto è sovrana, vuole assumere nei confronti di questo affidamento che se dovesse risultare viziato da profili di illegittimità o addirittura risultasse affidato attraverso un procedimento illecito, che è ancora più grave, dovremmo trarne le conclusioni.